Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per mostrarvi la mia giornata produttiva che inizia alle 7:30. Infatti ultimamente mi sto svegliando un po' più tardi perché sono in DAD. Faccio due coccole al volo ad aria, che è sempre una parte molto bella della mattinata. Alzo la serranda, apro un po' la finestra e poi metto i calzini anche perché ne ho bisogno in questa stagione fredda e poi vado ad accendere il computer. È arrivato il momento più bello dell'anno, ovvero il Natale, quindi ovviamente come ogni mattina vado a scartare i miei calendari dell'avvento. Io ne ho due, uno gastronomico creato da mia madre e poi c'è questo qui di Sephora, e quel giorno avevo trovato un profumo molto particolare che devo dire mi è piaciuto molto. Corro poi in cucina a farmi qualcosa di caldo perché ne ho assolutamente bisogno, sia che sia tè, sia che sia latte, cioccolata, devo bere qualcosa di caldo e poi mi fiondo in bagno, qui potete vederla, mia faccia molto sveglia a detergermi il viso. Io uso questo gel detergente di questa marca che devo dire non mi dispiace per nulla e vado assolutamente a usare acqua super fredda per svegliarmi. Passo poi alla skincare, che la mattina è sempre un po' la parte che mi piace di più e che mi rilassa di più, e inizio dal tonico di Fresh, questo qui alle rose. Devo dire che per adesso mi sta veramente piacendo tanto. E poi continuo con questo tonico barra siero di Fenty molto particolare. La crema idratante che uso la conoscete già perché ve l'ho fatta vedere nei preferiti del mese, ed è appunto una crema super super idratante di Fresh. E poi continuo con un contorno occhi, questo qui è molto semplice, nulla di troppo speciale di Sephora, però fa il suo dovere, quindi comunque continuo a usarlo. E poi passo a un lip balm, io in questo caso ho usato quello di Fresh. Qui potete vedere la mia faccia sconsolata perché non ero riuscita a finire di farmi il tè, quindi ho fatto lezione praticamente senza niente, e la prima lezione è stata dalle 8 alle 8:45 di matematica, che mi ha letteralmente distrutta. Vado a rifarmi il tè, dato che prima ero in ritardo e quindi non l'ho finito di fare. Una volta fatto il tè posso veramente iniziare la giornata, e la seconda lezione che avevo era educazione civica, che dura appunto dalle 9 alle 9:45, perché quando siamo in DAD le lezioni durano 45 minuti e poi abbiamo avuto italiano. L'ora successiva avremmo dovuto avere una lezione, ma il prof non c'era, quindi ho parlato un po' con Charlotte e Anna, ci siamo confrontate, ho messo un attimino a posto, ho rifatto assolutamente il letto perché sapete che odio vedere il letto disfatto, è proprio una cosa che mi mette confusione, quindi cerco di rifarlo sempre il prima possibile. Ho deciso che cosa indossare, mi sono cambiata anche perché direi che era necessario, non potevo stare tutto il giorno col pigiama purtroppo. Mi sono messa le scarpe. By the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me. When tides came, did not flee. Ho poi vestito Aria perché appunto l'avrei portata a fare un giretto al parco, quindi siccome lei è super freddolosa come me e non vuole camminare, se non è coperta le ho dovuto mettere qualcosa. Mi sono coperta anch'io perché faceva veramente freddo, ma ragazzi, veramente freddo quel giorno. Ho preso le AirPods, ovviamente ascoltando sempre Justin Bieber, il mio grandissimo amore. Ho messo i guinzagli ad Aria e siamo andati un pochino al parco. Una volta tornata a casa ho dovuto fare una piccola doccina d'aria e asciugarla perché ovviamente si era sporcata tutta al parco, e poi ho iniziato la quarta e ultima lezione del giorno fino alle 12:45, che era fisica. Qui potete vedere la mia faccia molto felice per aver finito di far lezione, e poi mi sono messa un attimino a organizzare i vari impegni del giorno, della settimana, insomma, a organizzare un po' le cosine che dovevo fare, e per quel giorno dovevo appunto fare queste due cose, ovvero francese e italiano. Quindi mi sono messa subito all'opera e ho iniziato a fare francese, ma dopo in realtà pochissimo tempo è arrivato da mangiare perché mi sono voluta coccolare e ho voluto prendere il poké. Gli ingredienti che metto sono sempre quelli, ma ve le riscrivo perché so che me lo chiedete sempre, quindi mi porto avanti.
una volta finito il poké mi sono dedicata di nuovo a francese, che fortunatamente ho finito dopo una ventina di minuti, quindi non è stato nemmeno troppo lungo, e verso le 3:20 sono andata a guidare. Vi lascio qualche clip. Questo mi ha visto, vero? Dove c'è quella macchina vai a destra. La destinazione finale della mia guida era a casa di Nicolò, come vedete è sceso a darmi il libro che doveva darmi appunto per fare gli appunti, e alle 5 ha chiamato l'Anna, che era abbastanza disperata, come d'altronde lo ero anch'io, perché avevamo un sacco di cose da fare, infatti dovevamo fare degli appunti, quindi stavamo cercando di capire come dividerceli. Io ho iniziato a farli, ma alle 7:30 mi sono dovuta interrompere perché dovevo prepararmi. Fortunatamente non ero la sola ad essere in ritardo. E qui potete vedere la mia make-up routine, che in realtà è abbastanza semplice. Metto fondotinta molto leggero di Fenty, faccio un po' di contouring sia al viso che al naso. Applico questo blush mischiato con la terra di Benefit, vado con l'ombretto, lip balm per idratare le labbra, matita, eyeliner marrone, rigorosamente marrone perché è la mia fissa, come anche il mascara. Vado poi un po' a fissare e pettinare le sopracciglia, matita labbra, gloss di Fenty e voilà! L'outfit che ho scelto è stato questo qui, molto molto semplice, ma devo dire che mi è piaciuto un sacco. E poi appunto sono andata a mangiare con Charlotte e Anna da White Bakery, che praticamente è la nostra seconda casa. Come vedete abbiamo preso un po' di porcherie, soprattutto io e la Sha, e poi sono tornata a casa. La prima cosa che ho fatto è stata cambiarmi perché ne avevo bisogno, e poi sono passata alla fase struccaggio. Ho usato questo olio di Caudalie che ormai uso da tantissimo tempo, e la schiuma di Kiko. Ho deciso poi di fare una skincare al volo, ho semplicemente applicato la crema idratante e un po' di lip balm, e sono corsa a fare gli appunti perché erano già le 11:50, quasi mezzanotte. Se vi interessa, gli appunti li ho finiti alle 2. E niente ragazzi, spero che come sempre il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Un bacio.